no, in casa. Beh, adesso io non voglio assolutamente prendermi nessun tipo di merito, perché sarebbe veramente presuntuoso dire che un allenatore possa incidere in così breve tempo. Io credo che sono stati bravi i giocatori a fare un grandissimo, secondo me, primo tempo, e dopo abbiamo faticato nel secondo, abbiamo sprecato molto a livello di energie nel primo tempo, e lì la squadra importante la chiude nel primo tempo per poi gestire un po' di più, anche se poi nel secondo tempo siamo stati un po' più disordinati, ma c'è stato sempre grande cuore, grande linea difensiva, secondo me questa volta hanno fatto già bene, e lì sono contento perché hanno recepito velocemente, insomma, le consegne date durante la settimana. Ma ripeto, credo che sia la vittoria del gruppo, e come dicevo ieri, non era importante la prima vittoria della stagione in casa, ma era importante vincere contro una diretta concorrente, e i ragazzi sotto questo aspetto hanno approcciato benissimo alla gara dal punto di vista mentale, dal punto di vista del gioco, specie nel primo tempo, e poi ci hanno messo cuore, perché in una situazione del genere non è sempre, quasi mai si esce con delle vittorie limpide nei 90 minuti. Ci sono delle vittorie sporche all'inizio perché c'è un po' di timore, tant'è vero che l'unica occasione credo gliela abbiamo concessa al 94esimo, insomma, poi sono stati bravi a rimediare. Però è chiaro che forse più si avvicina alla fine della partita, in una situazione del genere, più ti viene il braccino del tennista, perché vedi a portata di mano un risultato già importante di per sé, figuriamoci se non si diceva in casa da tanto tempo. Siete stati comunque abbastanza alti nel primo tempo con la difesa, e quello ha consentito anche di impostare poi subito l'azione, di verticalizzare subito con maggiore rapidità, con maggiori tempi più rapidi. Ma hanno fatto, quando è così, il lavoro degli attaccanti, poi è banale dire i primi difensori sono gli attaccanti, ma se vogliono essere poi serviti meglio, con più lucidità dai centrocampisti, allora più siamo alti a recuperare palla, meno facciamo fatica, ma questa fatica deve essere distribuita in egual modo fra tutti i reparti, perché se noi i due attaccanti o gli attaccanti in generale pensano io non mi spreco nella fase difensiva, penso solo ad offendere, ma senza il suo apporto nella fase di non possesso, la squadra si deve abbassare di 90 metri e poi è dura arrivare là. Ecco perché quindi la distribuzione delle forze spese deve essere in ugual misura, in modo che poi anche i compagni siano più lucidi per servire i giocatori. Io penso che abbia dato molta libertà e molta libertà di iniziativa e molta responsabilità a Bellazzini. Io credo che i giocatori di talento vanno responsabilizzati e fatti giocare, per come intendo io il calcio. Più ai giocatori di talento che conoscono il calcio, conoscono il gioco, i tempi, gli smarcamenti, poi magari avrà perso un po' di mobilità rispetto a qualche anno fa, non lo so, ma è andato anche vicino a due volte, quindi ma riesce a richiamare i compagni, ad essere utile anche in questa situazione, al di là del gioco, ma poi si sa far trovare nelle zone che fanno male agli avversari, sa vedere le giocate. E poi è stato anche utile nella fase di riconquista, dove ha dato pressione al play loro inizialmente, per cui hanno trovato delle difficoltà, hanno dovuto cambiare un po' il sistema di gioco, hanno messo un attimino in difficoltà. Vista la difesa, lei ha fatto questa linea difensiva, possiamo dire due parole su Gazzi, che è un giocatore oggi immenso, e su quella sciocchezza che ha fatto però Panizia alla fine, perché... Sì, non colpevolizziamolo, però quando rimane lì in un momento di emergenza come questo, sì, si ripercuote sul futuro immediato, non sulla gara, perché ormai esatto, era finita, no. Anche perché vuoi la stanchezza, cioè, sicuramente, però si era fatto pescare alle spalle dal giocatore, quindi ha dovuto utilizzare questo, insomma, sprecare il giallo e l'espulsione per fermare una situazione, ma lì ha fatto una sciocchezza, per cui se ne rende conto. Dall'altra parte Gazzi, io credo che un giocatore dalla sua esperienza, della sua sagacia tattica, se messo anche in un ruolo non suo ma in un contesto che funziona, riesce a dare qualcosa di più agli altri, e lui può giocare veramente, allungare la carriera, perché sa
leggere le situazioni in anticipo rispetto agli altri, e quindi sembra che arrivi prima, anche se magari è paradossalmente più lento di un avversario, ma è più veloce di testa, e quindi però deve esserci un contesto, perché se la linea è bassa e magari lui deve andare ad accorciare e poi deve scappare, invece se questa linea, come è stata brava a lavorare in questa partita, si muove, sale, scappa ai momenti giusti, poi lui emerge per le sue letture. Il discorso che facevamo, che faceva prima il collega a proposito di Bellazzini, si può fare penso anche per Nantese, che è un giocatore sicuramente molto tecnico e che vediamo molto più protagonista al centro del campo. Ma non so se è il mio arrivo e quindi lui si è rinfrancato avendolo già avuto, e soprattutto anche ai tempi di Reggio per me era un giocatore importantissimo, proprio perché l'idea è quella di una squadra che provi a giocare a calcio. L'idea è questa, poi dopo la squadra forte e brava è quella che legge le situazioni, quindi, però lui è uno che se vuole sa giocare a calcio in questa categoria e magari anche in qualcosa di più. Lui deve crescere in personalità, gliel'ho detto mille volte, ci sono dei momenti in cui lui si nasconde un attimino, ma quando sta bene mentalmente secondo me è uno dei migliori giocatori della categoria. Chiaro che come altri qua, per esempio il gol di De Luca sicuramente è stato liberatorio per lui, e poi ha fatto anche prima del gol meno bene là davanti ed è stato però utilissimo con i due recuperi, e questo è lo spirito di squadra. Poi gli si ritorna, ha fatto un grandissimo gol, i compagni gli ridaranno quello che lui ha fatto per loro in un'altra fase, quindi secondo me questo è da sottolineare, l'unità di intenti che si sono visti oggi, e ripeto, Colombo non c'entra niente, il merito è loro. Mister l'ha detto prima adesso, anche al ruolo di De Luca, perché oggi De Luca, a parte il gol, lo si è visto andare più di una volta in quel primo tempo che era ad alto ritmo, addirittura a spezzare il gioco a centrocampo e a recuperare palla. Ma la differenza molte volte la fa la, cioè molte volte, sempre la fa la testa dei giocatori, perché la qualità ci può essere e poi la variabile è la testa. E per cui probabilmente ecco, la scossa dell'allenatore nuovo magari ti fa fare delle cose in certi momenti che prima non facevi, ed è sbagliato, cioè loro hanno queste possibilità, hanno queste capacità, e allora ogni partita, cioè più e meno, dipende sempre dai contesti, però le possono mettere in campo, e qui sta la differenza fra voler diventare un grande giocatore e un giocatore che resterà mediocre. Capire a livello di mentalità come lavorare come calciatore. L'aveva detto, mi permetto ancora di chiedere questo, mister, l'aveva già detto più di una volta quando era stato intervistato Santini, che lui vive per il gol e dice sì è vero, quando non riesco io poi mi innervosisco e rendo difficili anche le cose che sono facili, perché ho questa ossessione del gol, anche oggi era un po' alla ricerca di questo gol e poi dopo entrava in... diciamo in ansia da prestazione. È quello che invece ho cercato di fare con De Luca, cioè rasserenarlo. Il gol è chiaro che per un attaccante vuol dire molto, ma più lo ricerchi in tutte le occasioni meno viene, perché poi ti capita, però la cosa principale secondo me è giocare per la squadra, con la squadra, e dopodiché arriverà il tuo momento. Ma se tu ti estrani perché pensi solo a te stesso, ormai le partite, non c'è più nessuno che vince le partite da solo, ok? Quindi ha bisogno della squadra e la squadra poi ha bisogno di lui, e secondo me lì deve fare un salto, se è così, di mentalità anche lui, di giocare per la squadra, e poi dopo arriverà anche per lui l'occasione giusta. Cosa hai detto a Badan quando è andato a marcare sul fallo laterale? No, non mi dico cosa ho detto, però più o meno si è sentito. Mi sembrava di parlare con un ragazzino del NAG, una volta si diceva, no? Cioè, del NAG, esatto, con i bambini piccoli, adesso si chiama le scuole calcio, no? Non aveva senso in quell'occasione andare, cioè cosa fai, marchi il battitore della rimessa laterale, allora gli spiegavo dove, e lui deve crescere dal punto di vista tattico, perché ha una forza, ha una gamba che esplosivo. Sì, neanche lui sa che mezzi ha dal punto di vista fisico. Gatto invece? Gatto pensavamo di recuperarlo, purtroppo ha un indurimento muscolare e domani sarà sottoposto a lunedì sarà sottoposto a ecografia. E quindi piove sul bagnato. Sì.
non avremo, speriamo di recuperare qualcuno per domenica. Adesso godiamoci. Coralli rientra sicuro, sì. Però facciamo fare il terzino, gli facciamo fare il terzino a Coralli. Ok, okay. Buona serata.